Allora ragazzi, mi sento un po' il quinto incomodo, però mi hanno dato questo compito. Io farò il presentatore della leggendaria sfida. Qual è il titolo? Quante ne sai sulla persona con cui ti shippano? Sono così, ti piace? Cosa? Si sfideranno la ormai consolidata coppia Leolix contro... È una malattia Leolix. La vostra quale mi si chiama? La carica? Carica contro Leolix. Subito nei commenti chi ti fate. Io questo video non volevo manco fare. Oh, arrivano loro e si inventano i video. Chi perderà farà una penitenza di coppia scelta da voi nei commenti. Cattivi, mi raccomando, che io sono salvo. È vero, effettivamente Joe stavolta non può perdere nulla. Boh, cominciamo? Domanda numero 1. Data di nascita del partner. 30 giugno del 98. Andrea? 14 marzo del 95. Me lo ricordo solamente perché 2 mesi esatti dopo il mio, quindi. Lei è il giorno dopo di me, quindi. Vedi? Che culo. Vai Anna. Allora, tu sei nato il 29 giugno e... Dell'anno? Del... Oddio. Perché tu sembri un sacco più... Non ridere. Allora, sembra 1000... un sacco. Sembra 1900... un sacco. Grazie, felici ci siamo. 90. 90. Fino lì, ok. 5. 4. Oh! No, ditemi nei commenti, mi sembra... Cioè, di solito sono le donne che sono quelle che guardano più queste cose qua. Dai. E lei è la barba che ti... Cioè, esatto, sembri un po' più vecchia. Giovane. Sai, sì, da quando sono nato. Erika? 14 gennaio del 94. Ah, tu vedi di 2-14? Sì, esatto. Poi uno giorno per l'altro. E la mia data di nascita per aggiudicarsi il punto? Agosto 93. 26, attenzione. Mamma mia. Comunque direi un 1-0 per la coppia carica. Cioè, è una malattia, non volevo dire. Guarda, io ti amo e non ti do la colpa di questo round, però non l'ho perso io. Ok. Come era vestito il partner la prima volta che vi siete visti? No. Allora, io Anna lo so perché hai jeans strappati, la camicia quadri, perché l'ho presa in giro 2 mesi che aveva sempre quelle braghe e sempre quella camicia. Ma quando ci siamo visti la prima volta? Perfetto, il sentimento è reciproco. Andrea, come era vestita Erika la prima volta che l'hai vista? Me lo ricordo che avevo fatto una foto e indossava il cazzo di giubbotto beige. Cazzo! Quel fottuto giubbotto beige che indossi sempre. Sì. Nah. Attenzione! Nah. Erika, questo comunque è lo spirito giusto. Piuttosto che fare punto, si litiga. È giusto così. Sbagliato. Boh, vado a vedere la foto se vuoi. Io non avevo la giacca grigia. Andato a guardare. Sì, io ho il cazzo di foto. No, ah. è grigia la giacca. Culo. Andrea. No, adesso sbagliato. Andrea, questo daltonismo. Anna, come era vestito Leo? Non era vestito. Ma se non era vestito la prima volta che l'ho visto. Fammi pensare, noi ci siamo visti innanzitutto in inverno o in estate? Prima domanda. Estate. Non devi rispondere, sto ragionando. Allora, in estate eri vestito così? No. Ti vesti sempre così in estate? Avevo. Aspetta, posso provarci io? Avvi la maglia con le foglie di marijuana. E la camicetta sopra, questa camicetta. Quando ho conosciuto Anna ero vestito, credo, peggio che in tutta la mia vita, perché stavo... Peggio di così? Sì. Perché stavo lavorando da mia cugina al bar, aiutandoli a spostare la veranda, quindi ero vestito malissimo. E Chris mi fa: oh, arriva Anna a Trento, vieni. Ma sì, dai. Avevo le braghe della tuta verdi, la maglia gialla, la felpa rossa, le scarpe tipo bordeaux. No. Ero tipo un Picasso Van Gogh. Ma è legale, non è giusto. Allora l'ho rimosso questo ricordo. Sì, ero talmente vestito male che avrei rimosso. Voglio ricordare solo le cose belle, diciamo. Esatto. Erika, Andrea, come era vestito? Hai l'opportunità di pareggiare, perché qui... Eh sì, aveva i jeans, i soliti neri. E il giubbotto solito di pelle nera. Gli ha fatto vedere la foto comunque prima. Sì. Qua imbrogliano. Ok, obiezione accolta, 1-1. Okay. Buona così. Leo, stai carriando comunque, complimenti. Domanda numero 3. Il colore preferito? Azzurro? No. Ma ne hai uno preferito? No. Allora, ogni risposta è giusta. Esatto, azzurro è tecnicamente giusto. Camper, devi dire il colore preferito di Erika. Il colore? No, non è una risposta. Tutto ciò che non sia nero, bianco o grigio. Sbagliato. Secondo me dica sul verde. Secondo me è tipo quell'arancione rosa, rosso. Tipo il salmone? Sì. Salmone. Ti giuro. Sa più lui di te. Attenzione. Attenzione. Scusate. È mio Anna? È il tuo l'azzurro. Ok, bello, sì.
Erika? È lui il nero. No, è il blu. Il blu scuro. Qui sono già in nero. Crisi e non vogliono più vincere. Nero. 2-1 per la coppia di Leo e Anna. Lo vedi il letto di che colore è? È blu. Ma sei sempre nero, nero e bianco, come la Juve, il nero. Numero di follower sul profilo Instagram con margine di errore massimo 10%. Leo deve indovinare Anna. 18k? Porca troia, Leo, precisione massima. Oh! Andrea, Erika? 13k. Ragazzi, 12,4. Ah, cazzo. K. Anna, quanti ne ha Leo? Meno di te, comunque. Sì, quello, sì. Quello lo so. 15.000. 15.000? 13.400. Attenzione, un errore di 1.600 per voi. Un ma errore tu, di. Ma tu guarda di me, lo sai. È un errore sì, di 600. So. Il cognome. Quello non si... è porco cane. Non si può dire, Leo. Lo vuoi tenere segreto? È per quello. Cioè, è difficile per lei. Ma come ricordo io i miei iscritti. Io li so, Camper. Però, cioè, intanto. Comunque, loro stanno sbagliando di 1.000 rispetto a voi. Quindi, Erika, puoi sbagliare al massimo di 1.000. Ok. È un numero bello tondo. Cioè. 2, 5, 0, k. Ma non ti ho pagato di 30k? Sì! Erika ne ha 280, Andrea. Ma no, è perché ne ho fatti 30k adesso. Ah, esatto. Tra ieri e oggi. Tra ieri e oggi. Ultima foto l'8 aprile. Tra ieri e oggi. Giorno in cui vi siete conosciuti. Ma ce non sa neanche la stagione. Ma è vero. No, l'estate, dai. Sì, te l'ho detto io. No, no. Ok, ho fatto una domanda di merda. Film preferito, comincia Erika. Film preferito di Andrea. Uno dei supereroi, comunque. No, mi facciamo cagare fino a. No, non è vero. No. È Inception, comunque. Anna? Moulin Rouge. Esatto. Ti piace Moulin Rouge? Certo, è il mio film preferito. So tutte le canzoni e tutte le scene. Oddio, quello di Anna non lo saprò mai. Ma è qualcosa di romantico, sicuramente. Final Destination 5. No. Mannaggia, c'ero vicino però, era il 4. Comunque siete 1-0. Camper puoi pareggiare. È un film suo? Ma lei guarda sull'anime giapponese. Hai un film preferito, Erika? Aspetta che te la cerco. Beh, se lo sta cercando lei, tu non lo troverai. Capisci? Mai. Cioè, avete presente gli anime giapponesi? Tutti! Quelli. Tutti quelli. Studio Ghibli. Quelli. Ma secondo me ti piace un botto Boku no Pico? No. Bellissimo! No. Per carità, ma non l'ho neanche visto quello scenario. Vuoi vederlo? No, grazie. A 30k like, Erika vedrà Boku no Pico 2. Il numero preferito del partner. Okay. Vai Leo. Il numero preferito di Anna. Il mio lo sapresti. Sì. Ad esempio. Anche quello di Andrea. Voi appunto sono di nascita 89? 89? 98? No, comunque. No, mannaggia, cos'era? 5. No, 5. Era la mia seconda opzione. Sì, certo, Leo. C'è Andrea? C'è un problema. Lei non ha un numero preferito. Sì che ce l'avrei. Però è un numero giapponese. È un numero irrazionale. Non puoi dirlo. È il pi greco. Pi greco. Andrea quindi. Non lo so. Non ho sentito il suggerimento. Quindi vai. Non lo sai. Io lo so. L'ha già detto lei. L'ha già detto il numero. E tu non hai ascoltato. Come sempre. Secondo me, ma un consiglio, è il 5. Anche a me è il 5. Hai fatto letto al suo stesso. Anche a me è il 5, piace, è il mio numero preferito. Campo, non sei neanche attento a quello che dice la tua futura sposa. Coincidenze, ma così. Rip. Erika? 18. Beh, cioè, facile. Anna? 17. Esatto, 17. Cazzo. Abbiamo qui il 2 del 17. Esatto. Io ci ho provato, aiutarti. Cazzo, ma siete scarsissimi. Allora, io sono un amante del gusto cremino e Nutella. Qual è il vostro gusto di gelato preferito? A me non piace il gelato. E vabbè, te ne troveremo uno, Camper. Stracciatella? Ma scusa, siamo andati a prendere insieme il gelato. Tra l'altro tu volevi mettermi le corna con la cassiera. Oh, era fantastica. Io avevo occhi solo per lei, è vero, lo ammetto. Ecco perché hai detto stracciatella. Perché non ti ricordi neanche che gelato ho preso. Non ho idea. No, vabbè, no. Ma vabbè, che gelato era? A Verona, c'era la cassetta di gelato. Io sono arrivato e fa: che gelato vuoi? Guarda, ne ho fatto quello che vuoi. No, sai proprio, secondi di buffering. Te lo dico io come è andato. Che gelato vuoi? Sì, era così. Che gelato vuoi? Scusa? Con la barba. Vuoi il gelato? Sì. Sì. Cosa ti vuoi dentro? Pingavo. Uno di quello, uno di quello. Ci vuoi il cioccolato dentro? Cosa? Ci vuoi il cioccolato dentro? Sì. Sì. Bianco o nero? Tutto. Cioccolato. Te lo giuro. Tre volte gliela ricordo. Dai, fammi anche me quella gelateria. La donna è fantastica. Voglio conoscere questa gelateria. Alessia, ti giuro, sei la donna della mia vita. Sì.
C'aveva il cartellino qua, quindi. E chi tocca? Andrea, gusto preferito di Erika? Mi gioco la vaniglia. No. Bacio. Sì. Ah, vai, okay, il mio? Stracciatella sicuramente. Il pistacchio il tuo. Cosa? È nocciola, Erika, è nocciola. Ne mangia un solo gusto, mangia la nocciola, di dire nocciola. Che non so ma questo sapore ha il pistacchio. Guarda, perché una volta mi sembra il pistacchio. Ma che cazzo stai dicendo? Sì. Sembra la nonna che Andrea mangia i broccoli, ma non mi piacciono. Li hai sempre mangiati. Ma hai mangiato il pistacchio in vita mia? Sì, ti dico di ma sì. Ma che cazzo stai dicendo? Ma ti dico che le prime volte lo prendevi. Ma cosa? A parte che non prendevo gelato punte basta perché mi fa cagare Giovanni, il gelato. Vediamo sto video che sono stirato. Comunque, qui la coppia complice anche nel crimine hanno la tecnica che lui dice stracciatella, lei non sapendolo. E lei capisce che quindi sono lui che stracciatella. E un punto lo fanno. Stracciatella e Alessia. È vero. Allora, la situazione è parzialmente irrecuperabile perché siamo tipo 5-1, 6-1. Aiuto. Pray for carica. Penso sia il peggior nome che si può scegliere carica. Ultima domanda, la pizza preferita? Beh, guarda, a questa domanda posso anche rispondere confetti morti, perché tanto anche se perdiamo loro vincono. Ma come? Leo, devi umiliarli, passano sotto. Uffa. Il calcetto col 7-0. Ah, giusto. Prosciutto e funghi? Ma quando mai ho preso prosciutto? Abbiamo preso la pizza una volta, vuoi che mi ricordi che questa... Ma quella volta, e te l'ho anche offerta. A Capodanno, la volta scorsa, dai. E hai sempre preso la tua pizza preferita? Margherita, sì, sempre. Va bene. Erika, cosa che pizza ti piace? A Margherita. Ma ce n'è una che invece di più. Oh, che cazzo. Wurstel? Ah sì, è vero, Wurstel, patatine. Ah, pure, esatto, che avevamo ordinato della tua Wurstel un po' di tempo fa. Unlucky. E Anna, qual è la pizza di Leo? Dai, abbiamo preso la pizza tre volte assieme. Allora, Wurstel? No, piano con la bestia. Io per Leo. Ehi, troia. Sì, c'è Wurstel, a parte scherzi, e non è quella. La pizza preferita di Leo? Prosciutto e funghi. Ma che? Ha le patatine fritte. Patatine fritte, la mia preferita. Patatine fritte, come l'asilo. Certo, infatti, hai la pizza patatine fritte? No, prosciutto e funghi. Ma se tu mi dici abbiamo preso la pizza tre volte insieme, io penso a quella. No, tu l'hai detto. E la mia invece qual è? La tua? Ma la sua, Erika, questa la è facile. Fanno tutti. Cioè, è la perché sono monotono sulle stramba cose. Stramba del mondo, però esiste. Non ha neanche un nome, devi dire gli ingredienti. Quella con i funghi? No. Non hai funghi. Ti dico io. Grana. Scaglie di grana. Scaglie di grana. Quella con la rucola. Rucola. E? Sì. Pomodorini. Pomodorini. Va bene. Ragazzi, chi è che mangia la pizza come camper? Spiegare, cioè, è la prima volta che ho sentito e l'ha scelta lui. Abbiamo capito che qui la coppia in crisi è la vostra e voi comunque non sapete nulla l'uno dell'altro perché uno ha beccato solo. Noi andiamo di fortuna. Avete fatto un doppio, cioè entrambi che avete indovinato la stessa? Giorno del compleanno? Ah sì, vabbè, quello pure lo... No? No, lei è andata... Anche la l'anno, no, è più grave. Ma, cioè, fatti crescere la barba e faccio giusto la prossima. Che cosa vuol dire? No, fidati, vuol dire tanto. Qui, insomma, nessuno sa un cazzo di nessuno. So di più io di Leo che Anna... E io di te che io di ieri. Ragazzi, sul canale di Leo, quindi, io indirò la guerra leggendaria in cui capiremo se la coppia migliore è Leo e Andrea o Leo e Anna. Verranno fatte le domande a entrambi e chi indovina di più dell'altro decide la coppia principe. L'amicizia e l'amore. Sì, esatto. Ok, perfetto. Arriviamo a 20k like per altre sfide del genere, quindi sfide di coppia. Cioè, tipo Fede Michel, Cile... Cile. Io la faccio con l'Ever allora, dai. Ringrazio Anna e Leo per aver partecipato a questo video. Trovate il loro canale in descrizione. Direi quindi che dal camper, da Spawn, da Leo, da Erika, da Andix. È tutto. Noi ci vediamo. Ma quando come? Come? Al divorzio? Come? Al prossimo video. E quindi poi cosa devi fare? Asgana away. E quindi?